Quell'uomo potrà aiutarti molto, Marta. Per favore, lascia che ti insegni. Devi deciderti. Sì. Sì, Guillermo ha ragione. Devo imparare ad essere utile. Devo vincere questa paura. Devo dimenticare che sei stato tu la causa di questa mia disgrazia, Riccardo. E se non ti posso dimenticare, ti voglio almeno perdonare. Posso entrare? Sì, Monche. Cosa c'è? Sono venuta a chiederti se volevi mangiare. No, no, no. Ora no. Si è abbassata la temperatura? Sì. Ah, meno male. Mi sento bene, sai. Sì. Però mi raccomando, adesso non essere insofferente e non andare di qua e di là. Ah, no. Bene. Vengo più tardi. Ora ho delle cose da fare in cucina. D'accordo. Ti mando subito Celia. Sì. Pronto? Chi è? Chi parla? Pronto? Ma chi è? Perché non mi parla? Marta, sono io, Riccardo. Riccardo? Ho cercato, ho tentato di non chiamarti, di darti ascolto. Però quando ho saputo che ti avevano ritrovato, non ho resistito e... Riccardo. Riccardo. Credimi, ho fatto di tutto per resistere, ma... non ho potuto. È stato più forte di me e non ce l'ho fatta, amore mio. Riccardo. Riccardo. Marta, non fuggire da me, per favore. Ti prego, devo vederti. Ti scongiuro, sarà l'ultima volta. Perché? Perché ho bisogno di te. Non lo capisci? È come respirare, vivere. Marta, io voglio vederti, anche se sarà per l'ultima volta. Per favore, un'ultima volta. E va bene. Questa volta... questa volta ti aspetterò. Non fuggirò. Vieni domani. Anch'io voglio sentirti vicino, Riccardo. Anche se per l'ultima volta. Vieni da me. Vieni. Hai risposto al telefono? Sì, sì, sì. Era Riccardo Contreras. Tieni, puoi riagganciare. Cosa voleva? Beh, sapere se ero tornata a casa, finalmente. Quell'uomo ti ama, Marta. Sì, mi ama. Mi ama e vuole sposare un'altra. E se non fosse così? Oh, Celia, mio Dio, per favore. Dobbiamo smetterla di credere quello che non è vero. Oh, Marta... perché non dimentichi tutti questi scrupoli e non pensi ad essere felice? No. Ci sono troppi ostacoli tra noi due, Celia. Lo voglio perdonare. Voglio dire, l'ho perdonato già. Però non posso dimenticare. Pensi che perché sei cieca non puoi vivere con un uomo? Che non esisti più come donna? È tanto difficile, è tanto complicata questa situazione. Io non voglio essere un ostacolo nella vita di nessuno. Nella vita di chi lo saresti, Marta? Per esempio, nella vita di quell'infermiera, Giulia Martinez. È la ragazza di Riccardo, no? Si è fatta delle illusioni. Desidera formare una famiglia con lui. Però lui ama te, Marta. No, perdonami, no. Io non posso credere a un uomo che sul punto di sposarsi con un'altra viene a dirmi che mi ama, che mi adora. No, no. Questo non è possibile. Sì, certo. Però se non è lui, sarà qualcun altro. Il dottor Ortiz, per esempio. Sì, mi ha parlato di quello che sente per me. Si vede a un chilometro che è innamorato di te. Celia, com'è Guillermo? Beh, è alto, castano, un bel ragazzo. Avrà 36 o 37 anni.
Lui mi piace, però... però solo come amico, sai? Come amico? Per favore, Marta. E che cosa pretendi che faccia? Che ti decida per uno dei due. Per Ortiz, per Riccardo. Decidi. No. No, per nessuno dei due. In questo momento per nessuno dei due. Non potrei, Celia. E perché no? Perché no? Perché questo mondo di ombre è molto triste. Ed è anche molto triste sapere che qualcuno prova pietà per me. Qualunque cosa, ma non questo, Celia. E allora questa è la situazione? Accidenti, povera ragazza, dottore. Non posso ancora crederci. Perdere la vista così di colpo è una disgrazia piuttosto seria. Però certo, lei non ha colpa di quell'incidente, di quello che è successo. Se l'ama tanto, come può farle del male? E a che cosa mi serve amarla, compare? Non ho fatto altro che darle guai finora. È stato un puro caso, fatalità. Uno scherzo del destino, come diceva mio nonno. Vado a trovarla a Caracas, se vuole vederla. Sì, le ho detto che andavo, ma dopo ho pensato che non posso lasciare l'ambulatorio. Non si preoccupi, dottore. Sono sicuro che qui non ci saranno problemi. Qualsiasi cosa, dico che lei è a Caracas. E quando ritorna, va subito a salutare tutti i suoi bambini. Se vuole, posso andare in giro con il camion e passare in tutte le strade gridando «Il vaccino! Fate il vaccino contro la polio! Ecco il vaccino! Fate il vaccino!» Dio mio, sei davvero incredibile, Cristobal. Sai, sono contento di averti conosciuto. Su, avanti. Dal momento che siamo al mondo, dobbiamo aiutarci l'un con l'altro, no? Mi dia ascolto, dottore. Sì. Credo che seguirò il tuo consiglio. Andrò a Caracas da... Sì, ci vada, fa bene. Quando un uomo è innamorato, si comporta come il cane con il suo padrone. Ed è capace di qualsiasi cosa. Io la amo, Cristobal. Però come posso sapere se lei è innamorata di me? Io credo che lei mi detesti. Oltretutto, c'è di mezzo un'altra donna. Sì, lo so. Però mi ascolti, dottore. Questa cosa non mi sembra molto seria. Nemmeno a me, nemmeno a me. Però la donna con cui sono fidanzato non merita che io le faccia una cosa così scorretta. Non sei d'accordo anche tu? Beh, questa è una cosa che non mi riguarda. È una questione che dovrà risolvere da solo. Se decide di andare da quella ragazza a Caracas, il figlio della signora Melesia può darle un passaggio domani. Puoi dirgli che vado con lui. Va bene, d'accordo. E in bocca al lupo. Se non la vedessi prima di partire. D'accordo, ciao Cristobal. Grazie. Non ci sarà niente e nessuno che mi impedirà di venire a trovarti domani, amore mio. Se ne va, dottoressa? Eh sì. Ah. Scusa, come ti chiami? Gonzales. Ah, Gonzales. Mm-hmm. Il problema è che mi confondo ancora. Sono sfinita. Oggi ci sono state più fratture del solito. A proposito, mi hanno chiamato? Ah, sì, mi scusi tanto, dottoressa. Ho qui un messaggio urgente per lei. Mm-hmm. Grazie, Gonzales. Di niente. Arrivederci. Arrivederci. Ti conviene prenderla con calma. Visto che voi due siete qui, dovete sopportarvi. O vuoi lasciare l'ospedale per questo? No, questo no. Tu sai quanto amo questo lavoro. C'è gente che ha bisogno di me. Ma certo. Malati e sani hanno bisogno di te. Il problema è che questa situazione è sgradevole. Mi piacerebbe finalmente sentirti dire che è finita. Che sei sicura. Che quell'uomo ormai non ti interessa. Vuole sposare un'altra, no? Sì. Però tu cosa senti? Io vorrei che tu fossi tranquilla rispetto ai tuoi sentimenti. È tutto passato. È una sciocchezza, però... Non importa, basta, basta. Allora, vuoi venire con me a trovare Marta? Sì, certo che voglio. Andiamo. Bene. Scusate. Come stai, Lucia? Bene.
Il dottor Bermudez, il signor Juan Marrero. Piacere. Mi scusi, dottore. Sono venuto a prenderti, Lucia. Ho un appuntamento con il dottore. Per me non c'è problema, signora Perez. Signor Marrero. Perché avevi un appuntamento con quell'uomo? Posso sapere che genere di appuntamento? Non ti pare che il tuo atteggiamento sia abbastanza ridicolo? Quello che mi sembra ridicolo è che tu non voglia parlare con me. Che ti prende, Lucia? Hai paura di me adesso? Ora meno che mai, Juan. Lucia. Gonzales, che cosa succede? Veramente vorrei saperla anch'io, non riesco a capire. Sta a sentire, quell'uomo che è appena uscito con la signora Perez, devi sapere che è il fidanzato della dottoressa. Sì, è proprio lui. Questa storia non mi convince, tesoro. Ed esce con un'altra. Ah no, non fare allusioni, per favore. Lei è una signora seria. Oh no, mia cara, io non stavo dicendo il contrario, che sia serio o no. Smettila, non mi sembra il caso di arrabbiarti con me. Ad ogni modo, quel signore la s'allunga, te lo dico io, tesoro, non mi smettila. Piace. Per me fa il doppio gioco. Scusa, un attimo. Pronto? Ospedale generale. Sì? Sì, come ha detto? Molto bene. Te l'avevo detto che era qui. Vieni. Giulia. Ciao, amore mio, come stai? Bene. Mi fa piacere. Mi sembra un miracolo. Ma che cosa fai tu qui? Almeno potevi avvisarmi che venivi, no? E per quale motivo avrei dovuto avvisarti? Non sarebbe stata una sorpresa. Ah. Allora, è questo l'ambulatorio? Accidenti, mi viene voglia di piangere, sai? Non me lo dire, a me viene voglia di andarmene di corsa. Oh, poverino, dove ti hanno mandato, amore mio? Che cos'hai, Riccardo? Non sembri felice di vedermi? Sì, sì, sono felice, amore mio. Però non me lo dimostri affatto, sai? Vedi, è che purtroppo non mi sento molto bene, ho avuto molti problemi, c'è tanto da fare, non ho un attimo di respiro e poi mi sento un po' depresso per la morte di una mia paziente. Beh, questo succede a qualunque medico. Sì, sì, certo. Dimmi, e Carlos? Sta lavorando moltissimo. Sai qual è la sua meta, no? Vuole aprire un consultorio in una borgata e su chiodo fisso. Piacerebbe anche a me. Sono contento per la scelta di Carlos. Ma io no, Riccardo. Il problema è che una moglie deve sopportare. Sopportare e nient'altro. A proposito, avrebbe voluto accompagnarci, però non ha potuto. No. E così abbiamo deciso di venire da sole. Papà mi ha prestato la macchina. Abbiamo guidato a turno, prima io e poi lei. L'ho costretta ad accompagnarmi. Ce ne andiamo di qui domani mattina presto, va bene? E ora come faccio ad andare a Caracas a trovare Marta? Devo assolutamente trovare una scusa. Allora, amore, ti senti solo? Ti sono mancato? Certo, sì, abbastanza, lo ammetto. Ma ci ho fatto l'abitudine. Non mi hanno mica mandato nel Sahara, no? Senti, dimmi una cosa, come sta Maria Antonietta? È stata molto male. Ma ora, grazie a Dio, si sta riprendendo. E grazie al dottor Lopez. Sentono tutti la tua mancanza in ospedale. Ah. È un mortorio senza di te. Ti rendi conto? Sentono la mancanza di quel matto di Contreras. Certo, ad ogni modo non è cambiato niente. Girano sempre tanti pettegolezzi in ospedale. Smettila, per favore. A me non interessano i pettegolezzi, né quello che dice la gente. Invece io penso di sì. Ce n'è uno che potrebbe interessarti, amore mio. A me? Perché? Vedi, perché si tratta niente di meno che della tua amatissima Marta Galvani. Marta? Cosa è successo a Marta? Ah, vedi che questo ti interessa, Riccardo. Non so se l'abbiano ritrovata, però stando a quello che si dice, pare che prima della sua scomparsa si fosse fidanzata con quel dottore. Come si chiama? Aspetta, Guillermo Ortiz. Fidanzata con Ortiz? Con Ortiz. E questo mi fa pensare, se la scomparsa di Marta fosse solo una messa in scena, se l'avesse nascosta lui. Vedi, Guillermo me l'ha detto, Julio. Però io non posso fare niente. Nella situazione in cui mi trovo adesso, come posso pensare all'amore o a qualcosa di simile? Credimi, lui è un uomo buono, serio, corretto. Sì, sì, questo lo so. Però l'unica cosa che sento per lui è affetto. Affetto e amicizia, capisci?
E così vuoi precluderti tutte le possibilità di essere felice un giorno, non è vero? Ernesto, Ortiz, così con tutti quelli che ti si presentano, mi potresti dire perché? Non lo capisci, Julio. Per le condizioni in cui mi trovo, io non voglio essere un peso per nessuno. Quello che stai dicendo non è la verità. Tu stai ingannando te stessa, Marta. Non vuoi nessun uomo vicino a te perché sei innamorata di Ricardo Contreras. Per questo. Julio, perché dobbiamo parlare sempre di lui? Perché sì, bisogna farlo. Perché lui continua ancora a tormentarti. Non c'è fisicamente, però continua a tormentarti. Beh, questo non è colpa di nessuno. Sì, invece. È colpa sua, è colpa tua. Perché sai che il vostro amore non è possibile. Sì, lo so che è impossibile. E quindi? Riccardo non è un buon partito per nessuno, almeno per ora. Chissà dopo, quando diventerà un vero uomo, quando metterà la testa a posto e sarà un medico, nel vero senso della parola. Per ora no, né per te né per nessuno. Julio, per favore. Credimi, Marta, è meglio che mi ascolti. Anche se è doloroso ammetterlo, anche se ti fa male, tu devi partire da un principio. L'amore di Riccardo Contreras non sei tu, ma la sua fidanzata, Giulia Martinez. Queste sono supposizioni, no? No, amore, non sono supposizioni, ti giuro di no. È fidanzata con il dottor Ortiz. E quando la troveranno, annunceranno il loro fidanzamento. Giulia. Scusa, Elsa, perché non sposti la macchina? L'abbiamo lasciata in curva ed è molto pericoloso. Amore, che ti prende? Sei rimasto senza parole? Credimi, Giulia, quello che mi hai detto adesso sinceramente non mi fa né caldo né freddo, capisci? Perché Marta si può fidanzare quante volte vuole e con chi le pare, perché a me non interessa. Ah, amore mio, sono felice che tu dica questo. Comunque è meglio che tu sia qui, lontano dalla cattiva influenza di Marta. Così quella povera cieca non ti farà pena, quella stupida. Secondo me è l'uomo per lei. Guillermo Ortiz è adatto a Marta Galván, vero? È un buon partito, ha molto denaro. Cos'altro può pretendere lei? È solo una civetta che va in giro a provocare tutti gli uomini che incontra. Avanti, Giulia, smettila, per favore. Perché stai dicendo tutte queste stupidaggini? A me questo argomento non interessa. Di Ortiz, di Marta, non mi importa niente di loro. Non voglio sapere più niente di questa storia, più niente. Amore, lo dici sul serio, vero? Allora hai finalmente dimenticato quella donna, Riccardo. Riccardo, tu mi ami. Amore, sei contento che sia venuta qui a trovarti? Dimmi che mi ami come prima, ti prego. Io sono la donna della tua vita, convinciti, la tua donna. L'unica che veramente si preoccupi per te. Senti, Marta Galván è stata solo un'illusione, sono io la realtà. Riccardo. Bene, vado a vedere dove potete dormire stanotte, eh? D'accordo. Aspettatemi qui, torno subito. Sì, amore. Te l'avevo detto, Giulia, che sarebbe stata un'impresa. Ma tu sei così ostinata. Allora, dove andiamo a dormire? Cerca di calmarti, non è il caso di agitarsi. Quando fai così sembri una vecchia strega. Riccardo è andato a informarsi, non c'è problema. Accidenti, hai visto che faccia ha fatto quando gli ho detto di Marta e del dottor Ortiz? Ti giuro, mi sono divertita un mondo, Elsa, davvero. Ti piace tanto rovinare la vita a quel povero uomo. Ha già sofferto abbastanza per quello che è successo. È costretto a vivere qui. Ad ogni modo, qui sta mettendo da parte le illusioni che si era fatto per quella stupida di Marta Galván. Ah, smettila. Tu non sopporti quella povera Marta, eh? Come povera, Elsa? Povera non direi. Ortiz, Ernesto, è assurdo. È cieca, ma continua a far strage di cuori. Non mi piace quando parli così, sei nauseante. Mettiamo in chiaro una cosa, tu sei mia amica o no? Che ti piaccia o meno, Marta è una stupida che gioca a fare la vittima per essere compatita e corteggiata. Che la corteggi pure Ortiz o quell'altro. Ma Riccardo no, Riccardo deve corteggiare me. Allora, ragazze. Cosa c'è? Ho parlato con la signora Melesia e non c'è posto per dormire. Oh, amore mio, che facciamo adesso? Mi è venuta un'idea meravigliosa. Possiamo fare una cosa. Torniamo tutti a Caracas, che ve ne pare?
Che cosa hai detto? Ah, no, amore, come ti è venuto in mente, eh? Perché vuoi andare a Caracas? Io sono stanca, Riccardo. Ormai sono quasi le 10. Vedi, domani sarei andato comunque a Caracas perché devo sistemare alcuni problemi della condotta. E quindi posso partire oggi. Ne approfittiamo per stare un po' insieme noi due. Smettila di inventare storie. Ma quali storie, Giulia? Io ti sto dicendo la verità. Eh? Perché non andiamo a Caracas? Qual è il problema? Guido io, eh? Che ve ne pare? Che bella sorpresa. Porta il costume da bagno, così faremo un salto sulla spiaggia. Ecco com'è andata a finire, me lo immaginavo. La prossima volta non contare su di me. Ti prego, non arrabbiarti, Elsa, per favore. Senti, non è colpa mia se non c'è posto per dormire. Allora, facciamo una cosa, aspettatemi fuori un momento. Dopo passiamo a casa dell'infermiera per lasciarle le istruzioni per domani e poi ce ne andiamo. D'accordo? È un modo per stare insieme. Avanti, avanti, tesoro mio. Dimmi di sì, amore, dimmi di sì, eh? Va bene, d'accordo. Ah, sì, ma guarda, non appena ti fa un sorriso sei pronta a seguirlo in capo al mondo. Andiamo. Bene. Allora sbrigati, Riccardo. Sì, 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 vengo subito. D'accordo, andate, vi raggiungo subito. In ogni caso voglio vederti. Sai una cosa? Non è colpa di Guillermo Ortiz se si è innamorato di te. Perché qualsiasi uomo potrebbe diventare pazzo per una donna come te. Ma ad ogni modo non posso ancora credere che tu abbia accettato di sposarlo. Perché nonostante tutto, tu amimi. Amimi.